Da come abbiamo sempre detto, siamo arrivati dopo un percorso a poter annunciare con certezza che dal 1º febbraio del 24, ovvero di qua a 3 mesi circa, riaprirà il punto nascita di Sanremo. È un punto nascita fondamentale in questo momento, dove Santa Corona, oggi colpito da un incendio in fase di ristrutturazione, non può garantire quel servizio che garantirà certamente il futuro, e quindi diventa indispensabile che Sanremo e Imperia abbiano i due punti nascita anche per sostenere, ovviamente, un pezzo della provincia di Savona più esposta verso il ponente. È chiaro anche che tutto questo poi avrà una conclusione dell'ospedale unico di Caccia, di cui il 20 di novembre approveremo la variazione urbanistica e poi evidentemente cominceremo il percorso di progettazione. Sembrava così scontato fino a 4 settimane fa, gli animi erano piuttosto Guardi, non è mai scontato quando parliamo di sanità italiana, perché la carenza di medici, purtroppo, la carenza di infermieri, purtroppo, la carenza di tecnici, purtroppo, soprattutto in realtà periferiche, verso le ali, lontane dalle università, non ci consentono mai di avere la certezza matematica. Il combinato disposto delle gare fatte per individuare medici, cooperative, la collaborazione con il Gasvini, che sta prendendo ovviamente sempre più terreno, anche le gare effettuate e i concorsi dal Gasvini per fornire il servizio, oggi ci fanno dire che è una cosa fattibile e necessaria. Ha detto chiaramente alla politica, che amministra, che è inutile tirare per la giacca sui temi sanitari la regione in questo caso. Credo che sui temi sanitari la politica debba discutere di sanità, non di localizzazione, di bandierine, di campanilismi. Il tema è fornire ai cittadini della Liguria, da Ventimiglia a Sanzana, un servizio sanitario sempre più efficiente, tenendo conto delle risorse, che sono poche, soprattutto quelle umane, perché i soldi spesso ci sono, ma non si trovano i professionisti, e che i professionisti non si possono dividere in due, strapparli come fossero una giacca o un maglione. Quindi questo la politica deve affrontare con quello che ha nella disponibilità, il meglio che si può, le esigenze dei territori, sapendo che la moderna dottrina prevede che accorpare è meglio che dividere, che grandi poli ospedalieri sono più efficaci di piccoli poli ospedalieri, e questo credo che ormai la politica dovrebbe averlo imparato tutti. È importante che con tutto il Consiglio Comunale, le forze politiche abbiamo fortemente voluto, adesso lavoriamo, anche oggi ho chiesto che ci sia ancora un ulteriore incontro per andare a vedere tutti i dettagli, per capire bene il 1º febbraio come aprire il punto nascita. Dunque sì, sono molto soddisfatto, ovviamente, perché è un qualche cosa che la nostra città ha dovuto, nel senso abbiamo già dal 2016 abbiamo avuto un piano che era ben chiaro, della conferenza dei sindaci, il quale diceva che il punto di nascita doveva rimanere a Sanremo. Poi ci sono stati i lavori, è stato spostato, e oggi questo che ritorni, e siamo ben lieti di cogliere questa notizia e poi di lavorare insieme a tutti i gruppi del Consiglio Comunale, Capigruppo, Assessore Pireri, per capire quali saranno i dettagli e come lo faranno. Le rifaccio una domanda. L'assessore Scajola ha detto chiaramente che il punto nascita era già nei piani della regione e che non serve tirare la giacchetta dei politici. Però lei quella sera, insomma, non è che ha detto tutto bene. Ma io parto, sto prendendo un posto che io parto molto prima, perché purtroppo questo è diversi anni che faccio il sindaco, però c'era un accordo in conferenza dei sindaci dove ci doveva essere un determinato sviluppo della sanità, che poi non è avvenuto. E questo quel giorno, quando mi è stato presentato in quella maniera, sicuramente mi abbiamo detto. Però oggi vediamo le cose positive, che è stato fatto un bel passo avanti, e di questo siamo grati. È stata un'operazione che era in qualche modo in atto da un po' di mesi, con l'ASL numero 1, con l'ospedale Gaslini, che sono i due artefici tecnici di questo progetto, perché naturalmente ci vuole la parte legata alle ostetriche, ginecologi, agli ostetrici, ma anche la componente neonatologica e pediatrica, che invece è in capo al Gaslini nel progetto Gaslini diffuso. Quindi il 1º di febbraio, che è una data, diciamo, che le due strutture si sono date con margine di sicurezza, partirà il punto nascita anche qua. Devo dire che questo è un provvedimento che va iscritto all'interno di un provvedimento molto più grande. Interlocuzioni importanti ci sono state con il Ministero della Salute, che aveva posto per la Liguria 8 punti nascita, e noi, dopo una serie di importanti interlocuzioni con gli uffici dei ministeri, siamo arrivati a spiegare le nostre ragioni e siamo riusciti ad ottenere una deroga per 9 punti nascita.
e questo in ragione dell'orografia, delle caratteristiche di questa zona. Questa particolare parte del territorio ligure vi è una carenza di personale più elevata rispetto alla normale cronica carenza di personale di tutto il paese, perché questa è una zona che ha in qualche modo un assorbimento da parte della Francia di molti professionisti, per esempio attraverso semplicemente contratti più appetibili. Noi abbiamo allo studio e stamattina a margine del 40° congresso ANCI ho parlato a lungo col ministro della salute Schillaci, parlando proprio della Liguria, ma nello specifico di quest'area, per trovare delle strategie che favoriscano in qualche modo il rimanere, il mettere radici qui da parte dei medici, in particolare dei giovani medici, l'effetto dell'università, la presenza delle foresterie, qualche cosa anche di economico, quindi un pacchetto che possa aiutare in qualche modo a rinforzare questo straordinario luogo bellissimo, ma che in questo momento soffre di una problematica legata appunto alla carenza di personale. È grossa, l'impegno anche, la richiesta della Presidente del settore è stata chiara, di conseguenza insieme al collega siamo impegnati e la data ipotetica è quella dichiarativa.